diciamo che l'acido ialuronico non è una scoperta, ma lo è nella misura in cui, conoscendo i meccanismi di e guarigione e riparazione, ma in senso rigenerativo dei tessuti, si è capito che quello che dagli anni 30 insomma, è conosciuto come un qualcosa di assolutamente indispensabile per i tessuti appunto in rigenerazione poteva trovare sicuramente un'applicazione in campo parodontale, chirurgico e non. In che senso? Perché in realtà quello che fa l'acido ialuronico è diciamo duplice. Il primo è quello di permettere la comunicazione cellulare, quindi nei meccanismi rigenerativi, che sia il cemento, il legamento, l'osso alveolare, i tessuti molli che compongono appunto il parodonto, le cellule hanno bisogno nella via rigenerativa di poter comunicare l'una con l'altra. Quindi l'implementazione in una tecnica che sia non chirurgica o chirurgica, laddove si chiede a un biomateriale di far comunicare il famoso cell signaling, cioè la comunicazione tra due cellule che devono andare in senso differenziativo, migrare e poi rigenerare, a questo punto diciamo che la comprensione del suo uso è molto semplice, va quasi in automatico. Quello che in più si ritrova utile nell'utilizzo appunto non solo chirurgico ma anche non chirurgico è perché l'acido ialuronico entra in tutti i meccanismi di stabilità del coagulo. Ecco, il coagulo deve essere lasciato organizzare in senso positivo appunto in fase di guarigione dei tessuti e la sua non solo stabilizzazione ma anche protezione è assolutamente un qualcosa che noi dobbiamo utilizzare, sfruttare al massimo per permettere non solo ai tessuti di guarire e rigenerare nel migliore dei modi ma permettere al paziente di avere dei risultati nel post-operatorio davvero dalla sua parte, cioè si sta dalla parte del paziente quando si capisce che il discomfort post-chirurgico si riduce enormemente, il gonfiore post-operatorio è conosciuto per la prima giornata, al massimo la seconda. Quindi questi sono tutti fasi importanti della terapia parodontale, chirurgica e non, dal lato del paziente. Può diventarlo certamente, non solo per quello che abbiamo poco fa rappresentato, e quelli diciamo sono dei concetti più dal lato biologico e nella comprensione appunto di ciò che le cellule fanno per portare i tessuti a rigenerare, ma perché l'acido ialuronico è un po' più user friendly, mi spiego meglio. Ogni metodo, ogni applicazione di biomateriali o tecniche chirurgiche necessitano una sorta di curva d'apprendimento dal lato del clinico. Ecco, questa possibilità di applicare una biomolecola attiva e anche in presenza del sangue che spesso è nelle corde di chi fa chirurgia, ci dà la libertà di pensarlo così, perché così deve essere, e quindi tra i gold standard del futuro ci metterei questa applicazione, perché è un po' più alla portata, non per forza di tutti, perché comunque trattiamo di specialisti in ambito parodontale o chirurgico orale, ma che sicuramente permette di essere meno restrittivi in alcuni concetti di gestione. Mi spiego meglio, a volte il sanguinamento può essere un impedimento all'azione di alcune biomolecole. Ecco, l'acido ialuronico può diventare facilmente un gold standard proprio perché viene lasciato agire e nei confronti di tutti i tessuti, non solo quelli che calcificano in senso rigenerativo, ma anche quelli soprattutto per i tessuti molli.